secondo appuntamento di Teatro Sotto le Stelle, Eleonora Brigliadori, protagonista del Truculentus. Lo spettacolo, tratto da una commedia di Plauto, regia di Aurelio Gatti e Riccardo Diana, narra l'intricata storia di corteggiamenti e sotterfugi persistenti fra tre uomini, Stratofane, Strabrace e Diniarco, tutti innamorati di una sola donna, la cortigiana ateniese Fronesio. Completano il cast gli attori Sebastiano Tringali, Cinzia Maccagnano, Manuela Lomeo e Raffaele Gangale. Leonardo Brigliadori, per questa commedia di Plauto con i Truculentus, esatto. È un'edizione rivisitata, classica? È un'edizione che dovrebbe chiamarsi Trucupulp, perché è un metateatro, cioè è un po' la vicenda di una compagnia che porta in scena Truculentus, però all'interno di questa compagnia irrompe un imprevisto e quindi tutti i personaggi, le persone, gli attori sono costretti a fare i salti mortali. Per cui ecco questo imprevisto che in realtà è la vera ossatura dello spettacolo, dove Plauto diventa un pretesto. Quindi è una rivisitazione con qualche colpo di scena moderno? Assolutamente sì, infatti è molto divertente, devo dire, le mie figlie che amano il teatro classico ma non si aspettavano questa versione, quando sono venute alla prima mi hanno detto: mamma, è un taglio questo spettacolo, nel senso che per il linguaggio dei giovani è una cosa che si imprime, che è piaciuta, insomma. Quindi una rivisitazione che può piacere alle giovani generazioni. Sì, perché in realtà è proprio l'imprevisto che costringe l'attore a diventare attore due volte o anche tre. Poi permette anche di sbirciare un attimo dietro le quinte e di capire, forse questo è il messaggio più importante del teatro, che oggi il teatro sta affrontando un periodo difficile perché non ci sono gli aiuti che ci vorrebbero, perché non c'è una comunicazione adeguata, perché la gente non ha più cultura teatrale, quindi magari capita che venga a teatro per la prima volta proprio in queste circostanze estive. Parliamo un po' di futuro? Eleonora Brigliadori, dopo questa serata bella qui a Monopoli, che cosa c'è nell'imminente? Vivo giorno per giorno, sera per sera, la scoperta. Ci sono tanti amici di Facebook che mi seguono, posto le foto di tutti i posti che visito. Sembra quasi che lavori per la Proloco, come diffusione della cultura italiana e della bellezza naturale dei luoghi che attraverso. Bocca al lupo. Viva il lupo. Salviamo i lupi, perché devono crepare. Sempre augurare la vita.